Bella la partenza, almeno quattro concorrenti su di una linea. Poi emerge Mit di Piaggio. Nei confronti di l'Etalon B. Si delineano le posizioni, 200 metri in 15,5. Mit di Piaggia completa il quarto iniziale in un veloce 34. A largo si fa vedere Olimur che punta in avanti, scavalca Lampoga. In terza pariglia invece troviamo Nemesi Rab. 600 percorsi in 46 scarsi, passaggio davanti alle tribune. Alle prese i fratelli d'Alessandro, Mit di Piaggia al comando, Olimur ai suoi fianchi. Seconda posizione l'Etalon B, con in schiena Lampoga, 1 e 2 scarsi gli 800. Adesso rifiata Mit di Piaggia. La mossa in terza ruota di Nemesi Rab. Chilometro in 18,5. Nemesi Rab si trascina Merovedulacchi, 2 vanno sui primi, vanno su Mit di Piaggia. Dalle retrovie ci prova anche Oceano Dagi. A largo di tutti Merovè, di dentro Nemesi Rab, al comando sta controllando Mit, di dentro l'Etalon B. 1.33, 8, 3 quarti di miglio, adesso Mit di Piaggia tiene chiuso l'Etalon B alle sue spalle, cerca di intervenire anche in Nodalfa. Battute conclusive, lo scatto a centropista di Nodalfa, ma davanti sta controllando ancora Mit con ai fianchi Nemesi Rab. Mit di Piaggia, Nemesi Rab, l'Etalon B. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso per i numeri 4-11-2 alla settima del Cirigliano, da un capo all'altro. Mit di Piaggia con Vincenzo D'Alessandro Junior. 29-2 il quarto conclusivo per il bon vivant di Vincenzo Costabile. Il training di Osvaldo Tommaselli.